Quando raggiungi i 30 anni e scopri cosa vuoi fare nella vita, ci sono una serie di difficoltà che ti trovi ad affrontare. Magari c'è un sistema in cui non credi più perché manda avanti i raccomandati, non è un sistema meritocratico in cui credi. Oppure c'è una famiglia, degli amici che non ti appoggerebbero qualora dovessi fare una nuova scelta. Insomma, una serie di situazioni complesse che causano, volendo anche sofferenza, che però, man mano che te le racconti, rimangono delle giustificazioni, delle scuse che ti tengono bloccato nella situazione in cui ti trovi. Allora, ho imparato due grandi insegnamenti che oggi ti voglio trasmettere e che mi hanno aiutato a superare questa situazione di stallo. Il primo grande insegnamento è che la vita non è una questione di circostanze, ma siamo noi a dare significato a quelle stesse circostanze. E se ci pensi, questa cosa si verifica tutte le volte che abbiamo una stessa difficoltà, ma ognuno di noi la affronta in modo diverso. Per esempio, quando abbiamo dei giudizi da parte di altre persone, come reagiamo? In due modi. Ci sono delle persone che si fanno abbattere dal giudizio, che mollano la presa e lasciano un po' il permesso alle altre persone di decidere cosa siano in grado di fare e cosa invece no. E invece ci sono quelle persone che quando sono giudicate escono fuori ancora più grinta, ancora più forza e quel giudizio diventa per loro la motivazione per andare avanti. E l'altro grande insegnamento è che non ci sono alternative. Quando trovi la tua strada non esistono alternative ed è importante capirlo, perché sì, assodato che ci sono le difficoltà, sono faticose, creano anche della sofferenza, però tutte le volte che pensi la mia famiglia non mi appoggia, chiediti, ok, ma di questa cosa voglio farne? Quando pensi il sistema è corrotto e stai lì a lamentarti delle cose che non vanno, cosa vuoi farne di tutto questo? E io stesso in prima persona ho capito che questo è il mio posto, il lavoro che voglio fare. E quindi mi sono chiesto, ok, ma dall'altra parte sarei in sofferenza, qui è faticoso, ma che altre alternative ho? Cosa voglio farne di tutto questo? E lì ho capito di dover contattare la mia sofferenza in un certo senso, la mia necessità, tirare fuori le unghie ed andare avanti. Quindi il mio suggerimento che oggi ti do è questo. Mettiti in ascolto, magari può essere che ancora non sia il tuo tempo, però ascolta te stesso, contatta la tua necessità, contatta anche la tua sofferenza e se necessario arriva a toccare il fondo, purché a un certo punto tu riesca a risalire recuperando forze, recuperando energie e a risolvere tutte quelle difficoltà trasformandole nella motivazione che ti manderà avanti nel proseguire la tua strada. Se hai allora 30 anni e vuoi proseguire per la tua strada, ti lascio come sempre un articolo di approfondimento in descrizione. E non mi resta allora che lasciarti salutarti e aspettarti per il nostro prossimo incontro.